Buongiorno, good morning, bonjour, dzień dobry, poliglotta. Ragazzi, questa mattina vado a fare un giretto in foresta. Approfitto del day off, voglio andare a vedere un paio di cosine. Mi porto dietro il mio coltellino. Sembro Gesù Cristo. Allora, dove vado? Storia. Piero Angela è qua. È la nuova puntata di Benvenuti in Polonia. Adesso stiamo andando, veramente ci sto andando da solo, ma stiamo andando qua, qui, da qualche parte. Rubrica della mattina polacca. Andiamo a fare un po' di survival trekking in the woods, forest Poland. Ah, raga, vabbè, vado a fare una passeggiata, la dico. Una camminata, cammino così. Sono vecchio, dove vado io a fare survival? Sono vecchio, vecchio. Prendo un mio coltellino, vado in foresta e mi vado a divertire. Cioè vado a camminare. Facciamo un po' di storia, un po' di storia di Trójmiast. Tutto in polacco significa tre città: Gdańsk, Sopot, Gdynia. Secondo me Trójmiast è una delle zone più belle della Polonia. Una, non tutte, ma una. Dove andiamo oggi è in una foresta che è tra Sopot e Gdynia. E che volevo dirvi? Venite in Polonia, le prime due cose più importanti, ma proprio in assoluto: birra a basso costo e donne bellissime. Poi se inventiamo bushcraft, survival, non se inventiamo non lo posso dire. Comunque, a parte le prime due cose molto più importanti di tutte le altre, foreste bellissime. Si incontrano tantissimi animali, possibilità di fare attività da bushcraft. E allora che volevo fare? Voglio pubblicizzare la Polonia. Perché? Perché il giorno che ritorno, quindi io torno una volta al mese per ora, mi piacerebbe invitare qualcuno di voi, magari facciamo un'uscita insieme, venire insieme, farvi visitare la Polonia, che è bellissima. Momento clou, stiamo girando. Oh, eccoci qua. Vediamo un po' cosa troviamo in questa foresta selvaggia. Come notate qua, i cinghiali hanno fatto proprio festa di paese. Qui c'è so una marea di cinghiali. Ma questi non sono cinghiali normali. Se cosa fa? Io ci ho avuto paura più di una volta, dico. Sono bestie abbastanza grosse. Guarda che storia, che cos'è questa? Una mini palude mezza congelata, figo. Andiamo a vedere un po'. Saliamo lungo il sentiero. Trovato il sentiero. Lì è da dove sono venuto. Andiamo un po' a vedere che troviamo in giro. Ah, io qua non me so. Non ho mai capito una cosa, se qualcuno storicamente, neanche i polacchi mi sanno rispondere a sta cosa, eh. Allora, ci sono delle buche, non è il caso di questa, eh. Questa ve lo spiego a cosa serve. Queste buche qua che fanno, sono anche più grandi di solito, sono buche che servono quando fanno la riforestizzazione. Cioè praticamente loro stoccano all'interno di quella buca una serie di alberi che poi man mano insomma tendono a rimboscare. Però ci sono delle buche tonde, si trovano spesso in tutta la Polonia, io ce ne ho trovate veramente tante, dove non so per quale motivo ci sono queste buche così grandi che sembrano quasi i crateri delle bombe. Io tante volte ho anche chiesto, ma secondo voi queste qua sono i crateri delle bombe durante la guerra? E però nessuno mi sa rispondere. Se qualcuno di voi ha delle info al riguardo,
facesse sapere, por favor. E qua secondo me andiamo a finire in un centro abitato, perché qua dietro sento rumore, però. Vediamo un po'. Magari stamani incontriamo qualche animaletto, chissà. Ah, oltretutto, ora che ricordo, il mio amico spaziale mi ha chiesto se gli portavo un po' di corteccia di betulla. Ora vediamo se stamattina riesco a trovare qualche betulla caduta, che tirarle via dall'albero sinceramente non mi va. Vediamo cosa riesco a trovare. Oh, pinetti. Bello, ieri sera ha fatto una gelata non male, ragazzi. Veramente non male. Stamattina è un po' fresco, però c'è un bel sole e si sta molto bene. A me la cosa più bella delle foreste qua è che, a differenza della nostra che tende alla macchia, qua invece riesce sempre a vedere lontano. Ora, non tanto per una questione di pericoli, ma proprio perché riesce a vedere meglio, anche a livello, insomma, di poter fare osservazione di territori, di animali. Risulta ovviamente, guardate che roba, risulta ovviamente più bello, no? Andiamo a vedere se tiriamo via qualche pezzo. Secondo me troppo secco. Di solito se lo trovi l'albero quando è caduto da poco e è molto meglio, perché si spellicola proprio facile. Adesso qualcosa la prendo. Bene, penso di aver capito dove che sono. Qui rientriamo in foresta, ma dopo mi allontano veramente troppo dalla macchina. Andiamo di qua. Dunque, qua arriviamo in aeroporto, sicuro. Sono perso! Allora, qua sicuro trovo centri abitati, qua sicuro trovo l'aeroporto, mi buco dentro la foresta e vai. E vai. Io. No. Prossimo viaggio che faccio, che torno, dovrebbe essere sotto Natale, mi voglio portare una sega. Siccome qua non è molto strano vedere questa cosa, devo riuscire a prendere uno di questi. Allora, io in italiano non ho idea di come si chiamino. Adesso qua poi oltretutto c'è il sole strano, non riesce quella sorta di malattia lì. Vediamo un po' quella sorta di malattia lì. Quella è fantastica per fare manici dei coltelli, fare tazze, cose, geniale. Questa cosa che vedo qua a terra, che è stata abbattuta, non so per quale motivo, questa cosa qua, siccome per anni noi sud europei siamo venuti quassù e ci siamo divertiti a ammazzare un botto d'animali, ma proprio un botto,
almeno questo è quello che mi hanno detto. Allora, che è successo? I polacchi, per cercare di salvare gli uccellini e per ripopolarli, hanno fatto ste casette. E non è strano, non è strano non trovarle qua in giro, le trovi molto facilmente, basta che giri. Poi su alcuni punti ancora le trovi di più, più vicine alle città, insomma, proprio dentro la foresta. No, infatti mi è sembrato anche strano averla trovata lì. Sto notando che non ci sono betulle vive, ma ci sono solo betulle morte, diciamo abbattute. Ora, quello che non capisco è il perché abbiano tolto tutte le betulle. Chissà. Scivola. Resti di funghi, chissà quali. Non oso immaginare qua la sera che via vai di bestie. Che c'è? Sono bestie. Belle bestie. Bene, ragazzi, giro finito. La bella passeggiata, aria fresca. Adesso ci stanno meno un gradi. Vorrei andare da altre parti, ma non c'ho l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte. Scivolavo da morire su tutto il sentiero, su tutti i percorsi, sia fuori sentiero. La cosa bella è che veramente qua vieni con coltellino, c'è talmente tanta legna a terra che potresti fare quintali di fuoco tutta la notte senza neanche preoccuparti. Giornata fantastica, giornata stupenda, aria pulita, cosa che conta, e tanta natura. Ho in progetto altri video, dovete solo aver pazienza. Non vedevo più niente. Iscrivetevi al canale, seguite tutti i miei video e mi raccomando, si avvicina il Natale. Merry Christmas. Qualche regalo ai vostri familiari, parenti, amici e chi più ne ha ne metta, contattatemi per ogni eventuale regalo per i vostri amici. Contattatemi. Ciao ragazzi, buona giornata.